Thou art my life, thou art my love. La verità è una ed eterna. Realizza l'unione con essa nel tuo sé immortale, nel profondo del tuo essere. Il seguente commento è basato sugli insegnamenti di Paramahansa Yogananda. Gesù Cristo ha sempre messo in risalto non l'interpretazione letterale, ma lo spirito della legge. Nel capitolo 5 del Vangelo secondo Matteo, egli parla del peccato dell'uccidere e della conseguente punizione da parte della giustizia umana. Dice però che più importante dell'atto è il desiderio di uccidere o di ferire. Egli mostra che il peccato di desiderare il male altrui include ben più del solo voler uccidere. Ma io vi dico, chiunque si adira con il proprio fratello sarà sottoposto a giudizio. Chi poi dice al fratello stupido sarà sottoposto al sinedrio. E chi gli dice pazzo sarà sottoposto al fuoco della Geenna. Fratello qui significa qualsiasi altro essere umano, poiché tutti noi, nel senso più alto, siamo fratelli e sorelle, figli del nostro padre, madre, Dio. Il vero sé di ognuno è lo stesso sé di tutti. Far del male a un altro significa, anche se non ne siamo consapevoli, ferire noi stessi. Nel libro Il Sentiero, Swami Kriyananda racconta un episodio nel quale il maestro Paramahansa Yogananda rivelò il suo senso di identità persino con le piante. Un giorno, scrive Kriyananda, stavamo spostando una pianta tropicale, delicata ma alquanto pesante, che volevamo piantare sul versante della collina. I nostri modi erano evidentemente troppo rudi, poiché il maestro esclamò: «Fate attenzione a quel che fate! Non lo sentite? Evviva!» Desiderare la morte di qualcuno, anche solo desiderare di danneggiare una qualsiasi creatura vivente, significa negare in noi stessi la realtà di quella vita divina, della quale siamo tutti delle manifestazioni. Significa, in breve, negare la verità eterna, proclamata nella Bhagavad Gita nel secondo capitolo. Questo sé non è mai nato né può perire. Una volta venuto in esistenza, non può più cessare di esistere. È senza nascita, eterno, immutabile, sempre se stesso. Non è ucciso quando il corpo viene ucciso. Così attraverso la Sacra Scrittura, Dio ha parlato all'umanità. La mia intenzione oggi era di non avere la tosse, ma non ha molto funzionato per ora, quindi dovrete avere un po' di pazienza con me. Quella delle intenzioni è un tema veramente affascinante, anche molto importante per la nostra crescita spirituale. È molto interessante, pensavo proprio in questi giorni, quando Swami Kriyananda raccontava della fondazione di Ananda, proprio del momento in cui Ananda era nata, rarissimamente parlava del giorno in cui aveva comprato il terreno, del momento in cui aveva cominciato a costruire le case, di quando erano arrivate tutte le persone, alcune delle quali sono ancora qui con noi in questa comunità. Quasi sempre lui parlava di un momento 20 anni prima. E se avete visto il bellissimo film Finding Happiness, Vivere la felicità, e se non l'avete visto vi consiglio veramente di vederlo, vi ricorderete sicuramente quella scena, perché è stata ricostruita in una maniera bellissima, proprio con i costumi dell'epoca, con tantissimi particolari, proprio per la sua importanza. In quel giorno, nel luglio del 49, Paramahansa Yogananda ha fatto un discorso memorabile in cui ha proprio parlato per la prima volta con enorme intensità della sua visione delle colonie di fratellanza mondiale, come le chiamava lui, dicendo che migliaia, milioni di giovani in tutto il mondo sarebbero andati a nord, a sud, a est, ad ovest a ricoprire il pianeta
di queste colonie. Quello che è affascinante è che Yogananda in quell'occasione disse: le mie parole sono impresse nell'etere, nello spirito di Dio, e scuoteranno l'Occidente. E Swami Kriyananda nel sentiero scrive che mai prima di allora si era reso conto di quanto potesse essere potente la forza della parola e dell'intenzione. Tanto è vero che lui dice: non mi sarei stupito se in quel momento intere legioni di angeli con gli occhi fiammeggianti fossero scese dal cielo per obbedire ai suoi comandi. Un'immagine bellissima, molto forte. E Swami Kriyananda stesso, quel giorno fece un voto. Lui disse: io prometto che farò di tutto, con tutte le mie forze, per realizzare questa visione. E questo luogo dove oggi ci troviamo, questa realtà materiale e anche sottile di Ananda, è la prova vivente, concreta, del potere dell'intenzione. E possiamo dire: ma forse solo l'intenzione di un maestro ha questo potere? Forse solo l'intenzione di una anima grandissima, vicina a Dio, come Swami Kriyananda? Ma non è così. Le scritture da sempre ci dicono che noi siamo fatti a immagine del Padre o della Madre divina, in qualunque modo noi pensiamo allo Spirito. Ci dicono che, lo sappiamo, no? Una delle prerogative dello Spirito è di essere il creatore, e noi, fatti a sua immagine, abbiamo lo stesso potere. Noi continuamente creiamo. Creiamo con le nostre azioni, ma creiamo anche a livelli molto più sottili. C'è un episodio molto istruttivo nell'autobiografia di uno yogi, e sicuramente chi ha letto questo libro se lo ricorderà. È un episodio in cui Yogananda, che all'epoca era ancora Mukunda, giovane studente alla scuola, all'ashram di Sri Yukteswar, stava assistendo a delle lezioni, a una lezione che teneva il maestro. E in quei giorni proprio avevano studiato Patanjali, la non violenza, Ahimsa. Ma proprio in quel momento una zanzara si conficca Yogananda col suo grande umorismo, dice, il suo ago ipodermico avvelenato nella coscia di Yogananda. E istintivamente la mano di Yogananda si alza per schiacciare questa molesta zanzara. Però, ricordandosi di questo insegnamento della non violenza, Yogananda dice: ho fermato la mia mano. Ma Sri Yukteswar, che non gliene lasciava passare una, molto severo nella sua formazione, gli dice: perché non finisci quello che hai cominciato? Scusate. E Yogananda dice: ma come, maestro, voi siete favorevole all'uccisione? E Sri Yukteswar dice: no, certamente no, ma tu hai già inflitto il colpo mortale con il tuo pensiero. Molto interessante. Quindi non è solo l'azione, ma, come dice proprio la lettura di oggi, anche l'intenzione, il desiderio, il pensiero. È interessante come sempre più la fisica quantistica, e non solo, anche la neurologia, la scienza in generale, sta confermando questa saggezza millenaria delle scritture dei grandi maestri. Ormai sappiamo tutti che esiste questo famoso campo di coscienza unificata che è influenzato dai nostri pensieri. E voglio parlarvi di due piccoli esperimenti che proprio lo confermano, molto interessanti. Una è una cosa semplicissima che forse avete già visto qui ad Ananda, spesso lo fa Gitanjali, altre volte io l'ho visto fare anche a Maya Devi, con dei ferri semplicissimi, dei ferri fatti a forma di L, con i quali è possibile misurare le dimensioni dell'aura, del campo magnetico che noi abbiamo intorno, per capire anche da che cosa è influenzato questo campo magnetico. Una delle cose più affascinanti è vedere come questo campo magnetico reagisce ai nostri pensieri, sia su di noi che sugli altri.
Si vede immediatamente. Una volta, mi ricordo, ero in Spagna con Maya Devi a un seminario e lei ha chiesto a una persona di fare da cavia e al resto del gruppo ha chiesto di pensare a qualcosa di negativo su questa persona. La persona non lo sapeva, ma quasi quasi Maya Devi, con questi ferri che si aprono non appena toccano Laura, lei quasi quasi glieli infilzava nel petto, da quanto Laura era diventata piccola. Non appena questa persona ha pensato lei stessa a dei pensieri positivi, la sua aura si è ampliata. E questa è una dimostrazione molto empirica, molto semplice, del potere dell'intenzione, dei pensieri. Un altro esperimento più complesso, ma ancora più affascinante secondo me, è stato fatto nel 97 all'Università di Stanford. Uno scienziato ha deciso non solo di verificare l'effetto dell'intenzione sulla materia, ma anche di capire e dimostrare se questo effetto poteva avere una sua efficacia a distanza del tempo e nello spazio. E cosa ha fatto? Ha scelto un gruppo di persone che meditavano. Perché? Perché, come avrete visto, chi di voi medita, una delle prerogative della meditazione è che ci insegna a essere più focalizzati. La differenza che anche Yogananda delinea tra un semplice desiderio e un'intenzione è la quantità di focalizzazione, la quantità di energia e anche di volontà che noi cominciamo ad applicare a questo desiderio. Quindi lui, questo scienziato, ha scelto un gruppo di persone abituate a focalizzare la loro mente in senso positivo e ha preso come materia su cui applicare questa intenzione l'acqua, il pH dell'acqua, perché è un elemento, una variabile molto fissa, difficilmente influenzabile in modo casuale. E queste persone si sono concentrate con il desiderio, con l'intenzione di modificare di un grado il pH dell'acqua, che è una cosa enorme, riuscire a farlo così. Lui ha elaborato tutto un sistema per creare questa scatola, una specie di telecomando in grado di imbrigliare queste onde del pensiero, e l'ha messa in una gabbia di Faraday per proteggerla dalle onde esterne che potessero influenzare. Ha fatto un'altra scatola uguale, dove non era stato impresso nulla, e ha mandato entrambe le scatole in un laboratorio a 2500 km di distanza, senza dire agli altri sperimentatori quale fosse la scatola impressa con l'intenzione. Questi hanno aperto questa scatola in presenza di alcune fialette piene d'acqua e il pH dell'acqua si è modificato di un grado, ma solo ovviamente nella scatola dove era stata impressa questa intenzione. E questo è affascinante, ci mostra proprio tangibilmente quello che i maestri ci dicono da tantissimo tempo, e quello che noi tutti sentiamo. Noi sentiamo istintivamente l'effetto che i pensieri e le intenzioni degli altri hanno su di noi, ma adesso la scienza lo sta sempre più dimostrando. E questo ci dà una grande opportunità e anche una grande responsabilità. Ci sono appunto, c'è un aspetto, diciamo, di buona notizia in questo, un aspetto di, tra virgolette, cattiva notizia. Io vorrei partire dalla cattiva notizia. Qual è? Appunto la grande responsabilità che ci viene data. Prendiamo l'esempio di Yogananda della Zanzara. Quante volte noi facciamo dei grandissimi sforzi, anche spirituali, per comportarci meglio, no? C'è il vicino che suona il trombone alle 2 di notte e noi riusciamo a non dirgli niente, a non suonare il campanello, a non protestare, siamo tanto orgogliosi di noi. Vi capita mai qualcosa del genere? A me sì, no? Dici, ah, ce l'ho fatta. Ma il tuo pensiero com'era? Ag, no? Non basta. Purtroppo, dice, non basta la sola azione, come nel caso di Yogananda, no? La tua mano si ferma, ma com'era il tuo pensiero? Com'era la tua intenzione? Quindi c'è tanto lavoro da fare per purificarci, non solo nell'azione, ma anche a monte, no? Nei pensieri, nelle intenzioni.
anche viceversa, no? Le nostre intenzioni spesso sono buone, abbiamo le migliori intenzioni del mondo, però poi nell'azione continuiamo a fare gli stessi errori, almeno io, non so voi, ma è una cosa, penso, comune. Una volta un discepolo è andato da Yogananda e gli ha detto: «Maestro, non mi sembra tanto giusto che se io faccio qualcosa di male, anche con buone intenzioni, cioè senza avere l'intenzione di fare il male, ma che comunque devo pagare karmicamente le conseguenze di questa mia intenzione». E Yogananda ha usato un esempio bellissimo. Ha detto: «Ma se tu stai guidando e senza volerlo o ti addormenti o ti distrai e vai a sbattere contro un albero, avrai delle conseguenze, no? La macchina si rovina, forse tu ti fai male. Non è che perché tu non volevi andare a sbattere contro l'albero, questa legge neutra della realtà non avrà effetto, no?» Quindi, appunto, la seconda, diciamo, aspetto, notizia cattiva, è che per quanto buone siano le nostre intenzioni, comunque dobbiamo trovare il modo, prima o poi, con tanta pazienza, come ci ha ricordato Jayadev, di farle diventare anche azione, di farle materializzare. Una cosa interessante è che di per sé a volte l'avere una buona intenzione è una trappola, no? Perché diciamo: ma io ho le buone intenzioni e basta questo. E questo è interessante a livello neurologico. Hanno fatto degli studi, hanno visto che quando noi abbiamo un'intenzione o prendiamo una decisione, il cervello già mette in atto tutte le modificazioni, tutte le varie reazioni ormonali, fisiche, eccetera, chimiche, come se stessimo agendo. E questa è una grande trappola, no? Dicono anche che parlare troppo delle nostre intenzioni non va bene, perché ci convinciamo: io sì, un giorno mediterò 20 ore, sì, sai che bello, ma lo stai facendo? Quando ti deciderai a farlo? Non basta avere l'intenzione. Yogananda ci dà un grande esempio anche di qual è la chiave per uscire da questa paralisi, no? Come proprio la paralisi della volontà. Lui racconta in un bellissimo libretto pubblicato da Ananda Sangha, che si intitola La storia di Mukunda, si racconta che a un certo punto Yogananda, quando era molto piccolo, già meditava 6-8 ore al giorno. E uno dice: mamma mia, magari, no? Ma per lui non era abbastanza. E ogni giorno diceva: voglio uno di questi giorni fare una meditazione più lunga, voglio meditare di più. E ogni giorno lo diceva, lo ripeteva, aveva questa intenzione. Finché a un certo punto lui scrive: mi resi conto che era passato un anno e io ancora non avevo fatto questa meditazione più lunga. E non appena lui se ne rese conto, cosa fece? Disse: adesso mollo tutto e mi metto a meditare. E rimase 48 ore in meditazione. Poi la storia è molto divertente, vi consiglio di leggerla, perché poi alla fine di quella meditazione lui fece un buffissimo scherzo ai suoi parenti. Ma vi lascio a leggerla per non rovinarvi la sorpresa. E comunque questa è la chiave, cioè sviluppare, risvegliare, coltivare la volontà, in modo che ci sia un allineamento tra le nostre azioni e le nostre intenzioni. E parallelamente andare anche a vedere con un altro strumento importante che ci ha dato, che ci consiglia Yogananda, l'autoanalisi. Perché? Perché così tante o alcune delle mie intenzioni non si traducono in realtà? No? O perché riesco ad agire bene ma non riesco ancora a purificare i miei pensieri dietro le mie azioni? E questa è una cosa molto importante anche da vedere. Queste sono le due notizie meno belle, no? Cioè che comunque c'è del lavoro da fare. Ma le belle notizie quali sono? La prima è che abbiamo un'infinita quantità di risorse per fare questo passo, per allineare le intenzioni alle azioni, per avere ancora a monte le buone intenzioni, le intenzioni giuste. E quali sono tutti questi passi? Sono le tecniche che tutti noi conosciamo, no?
La meditazione, in primo luogo, è molto molto importante, proprio per fare in modo che noi possiamo essere allineati a quello che diceva prima Jayadev nella meditazione guidata, allineati a quella fonte di saggezza, di potere, che può veramente guidare le nostre intenzioni nella giusta direzione e aiutarci a portarle a compimento. Yogananda dice, certo, noi vogliamo che i nostri desideri diventino intenzione e che poi l'intenzione diventi volontà e azione, ma ancora di più vogliamo che tutto questo sia guidato nella direzione giusta. Meglio a questo punto non avere una forte intenzione se deve essere sbagliata, se ci porta lontano dalla felicità nostra o degli altri. La meditazione, con questo contatto interiore con la saggezza divina dentro di noi, ci offre proprio questa possibilità, questa risorsa. Una cosa molto interessante è che, come sapete sicuramente, la meditazione sollecita e risveglia e attiva il lobo frontale del cervello, no? Perché ci concentriamo proprio sempre nel terzo occhio, nella fronte, no? Tra le sopracciglia. Questo ha proprio anche una sua conseguenza fisica, che è quella di attivare il lobo frontale. Delle ricerche interessantissime che sono state fatte sui pazienti che tanti anni fa venivano lobotomizzati, cioè a cui veniva annientato il lobo frontale, hanno dimostrato proprio che questi pazienti, non, tra le tante cose, non erano in grado di passare dal pensiero, dal desiderio, all'azione. Quindi la meditazione ci aiuta non solo ad avere le giuste intenzioni, ma anche proprio a portarle a compimento. Questo è molto importante, molto prezioso. Sappiamo anche, come ho detto, l'importanza della volontà. La volontà, quindi gli esercizi, i nostri cari amati esercizi di ricarica, sempre molto importanti, risvegliare quella volontà che ci fa fare il passaggio dall'intenzione all'azione. Ma ci sono anche altri aspetti molto belli delle nostre buone notizie, non solo che abbiamo tutte queste tecniche, anche le affermazioni, la visualizzazione, ma ci sono alcune frasi che vi vorrei leggere, che ci rincuorano, dove dicono i maestri: coraggio, se tu anche solo hai la buona intenzione, anche se non sei ancora riuscito veramente a metterla in pratica, sei già a buon punto. Yogananda dice: se riconoscete un errore e decidete di non ripeterlo più, anche se lo commetterete ancora, sarà meno grave che se non aveste almeno tentato di evitarlo. Cioè l'intenzione di fare del bene comunque dà i suoi frutti. E questo è molto rassicurante. Nella Bhagavad Gita Krishna dice ad Arjuna, il suo discepolo: nessuno che operi sinceramente per la propria redenzione incontrerà mai un destino malvagio. Qualunque piccolo pensiero di bene che noi abbiamo, qualunque desiderio, qualunque intenzione, è già una grandissima protezione. Swami Kriyananda dice: desiderare sinceramente la salvezza anche solo una volta significa iniziare il sentiero verso la libertà finale. Tutti i desideri, infatti, devono essere appagati. Anche questo desiderio, una volta radicato nel cuore, dovrà condurre alla liberazione. Qualunque intenzione, qualunque desiderio che noi abbiamo di avvicinarci alla luce, prima o poi dovrà, per la legge del karma, avverarsi. E questa è una grande consolazione per i momenti in cui non siamo in grado di passare dall'intenzione all'azione. Un'altra pratica, un altro concetto molto importante che ci può aiutare è ricordare sempre che le nostre intenzioni profonde sono sempre buone. Questo è molto importante, specialmente non solo nei confronti di noi stessi, ma anche delle altre persone che ci circondano. L'intenzione della nostra anima è sempre buona, è sempre divina, è sempre
di agire per il bene e di avvicinarci alla luce. Come ha detto Jaya, è l'ego che poi, no, magari si interferisce con questa pura intenzione della nostra anima. Ma vogliamo sempre ricordarcene. Swami Kriyananda, ho trovato proprio in questi giorni una sua lettera che lui aveva scritto negli anni Ottanta ai residenti di Ananda in America. E una delle cose più importanti che lui suggerisce è proprio di ricordare sempre la bontà delle intenzioni di chi guida Ananda, ma in senso lato le intenzioni di tutti noi, non solo noi sul sentiero, ma l'anima anche della persona apparentemente più nera ha comunque la buona intenzione di portarlo prima o poi alla luce. E più noi ci concentriamo su questa luce interiore, su questa divinità interiore, sulla intenzione di luce, anche se è sepolta profondamente sotto azioni malvagie, sotto desideri non sani, ma più noi ci concentriamo su questo quando pensiamo a noi stessi e quando pensiamo agli altri, più noi aiutiamo noi stessi e gli altri e il mondo ad andare verso la luce. Per questo credo è così forte quello che Gesù dice nella lettura di oggi, no? Chi chiama il proprio fratello stupido, chi gli toglie questa dignità, chi non vede la sua bellezza interiore, le sue belle intenzioni dell'anima, è destinato addirittura al fuoco dell'inferno. Parole forti, ma cosa vuol dire in termini più terra terra? È destinato a soffrire, perché lo stesso buio che tu vedi nell'altro, le stesse intenzioni cattive che tu vedi nell'altro, le stai vedendo in te stesso. Non stai riconoscendo la tua luce, le tue buone intenzioni, che sempre ti sostengono, che sempre sono lì, anche quando cadi, anche quando fai degli errori. Swami Kriyananda, nel suo libro, in italiano è Perché non adesso?, ha scritto una cosa bellissima, ve la voglio leggere. Lui dice: non identificare nessuno con la sua personalità, piuttosto definiscilo in base alle sue intenzioni e in base alla sincerità con cui cerca la verità. La personalità è solo un prodotto delle azioni e reazioni di infinite incarnazioni. L'innata bontà delle intenzioni di una persona, tuttavia, ha origine nelle profondità più grandi, nel sé. Quindi lui proprio ci ricorda, al di là delle azioni, dei desideri, dei pensieri, sempre guarda le buone intenzioni, il sé più alto degli altri e di te stesso. Voglio concludere, perché vogliamo lasciare spazio a questa cerimonia di ascensione astrale di cui ho parlato all'inizio per la nostra amica, e vorrei concludere lanciandovi appunto tre sfide per questa settimana o per la vostra vita possibilmente, proprio in base a quello di cui ho parlato. La prima è questa, proprio cercare sempre di cogliere il bello, la luce, le buone intenzioni nostre e degli altri, anche quando è difficile e soprattutto quando è difficile. La seconda è, in questi giorni, il direttore di Ananda, Ananda nel mondo, il successore di Swami Kriyananda, Jyotish, ha scritto una cosa bellissima e gli ha dato il titolo di uno dei primi dischi che Swami Kriyananda ha inciso, Dire sì alla vita. Di sì alla vita. Questa è l'intenzione, una delle intenzioni più importanti che noi possiamo coltivare. Di sì. Quando arrivano le cose belle, sì, l'accetto, l'accolgo. Quando arrivano le cose brutte, ok, sì, accolgo anche questa. Quando arrivano le sfide, ancora di più, sì. Gyanamata, la più evoluta discepola donna di Yogananda, diceva sempre, tu di sì. Innanzitutto di sì, e al come fare ci penserai dopo. È una bella sfida. Vi sto lanciando delle sfide non da poco, ma potete scegliere magari quella che vi risuona di più. Quindi provare nei prossimi giorni a dire sì,
Jyotish ci ricorda una cosa che anch'io ho sperimentato e tanti di noi qui ad Ananda. Quando tu vinci le resistenze, le razionalizzazioni che ti dicono ma no, ma è troppo, ma non ho l'energia, ma non ho i soldi, ma ho la tosse, ma non ce la faccio, e dici comunque sì, tu apri, spalanchi un serbatoio infinito di energia divina che arriva in tuo soccorso, magnetizzi risorse che non potevi neppure sapere di avere. Quindi, prima sfida, vedere il bello, vedere le buone intenzioni. Seconda, dire sì. E la terza è coltivare la connessione con il potere che sostiene qualunque nostra intenzione, che la guida, che la sostiene. Quindi attraverso la meditazione, attraverso la ricarica, sentendo fluire questa coscienza, questa energia che sostiene le nostre azioni e intenzioni, ma anche con la preghiera. E voglio finire raccontandovi una storia del grande potere. Ce ne sono centinaia, migliaia di storie come queste, sicuramente anche nella vostra vita, di come questa collaborazione, Swami Kriyananda diceva, dobbiamo cooperare con la grazia. Quindi le nostre intenzioni e la grazia, il potere di Dio unite attraverso la preghiera, la pratica della presenza di Dio, hanno un potere enorme. È una storia tratta dal libro di Asha Praver, che è la direttrice di Ananda, Palo Alto, in America. Lei ha scritto una raccolta molto bella, non è ancora stata pubblicata in italiano, Loved and Protected, Amati e Protetti. Sono storie di persone che hanno sperimentato proprio la presenza del divino nella loro vita. E questa è una storia breve, molto breve, di una dottoressa, una donna, che aveva appena finito il tirocinio come medico ed era stata messa a lavorare nel pronto soccorso di un grande ospedale. E lei aveva sempre ovviamente questa intenzione forte, questo forte desiderio di aiutare gli altri attraverso la sua professione, ma aveva sempre anche la consapevolezza di non saper fare ancora tutto e il timore di poter danneggiare qualcuno. E lei diceva, specialmente i bambini, perché non aveva avuto nessuna formazione pediatrica. E lei pregava sempre Dio ogni giorno mentre lavorava, Signore ti prego, io voglio fare il bene, ho questa intenzione, ma tu aiutami, tu dammi la saggezza, la conoscenza, perché io arrivo solo fino a un certo punto. E un giorno si avvera proprio la sua paura più grande. La chiamano, l'autista dell'ambulanza la chiama e dice, ho due bambini che stavano per annegare, li sto portando d'urgenza. E la linea cade, lei non ha modo di contattarlo per capire cosa devo preparare, cosa devo andare a guardare nel libro, come faccio, ed era da sola, non c'era nessun altro a cui chiedere aiuto. E lei prega, Signore, io voglio aiutare, voglio salvarli, aiutami. Quando arriva l'ambulanza, lei va di corsa ad aprire la porta e vede i due bambini seduti sulle barelle, perfettamente sani, e dall'ambulanza scende giù, tutto pieno di sabbia, un uomo in pantaloncini con la maschera da sub e tutto, ed era un medico, un pediatra, che proprio quel giorno, in quel momento, si era trovato in quel lago e aveva contribuito a salvare i bambini e in ambulanza aveva fatto tutto quello che era necessario e che lei non avrebbe saputo fare. Quindi noi facciamo la nostra parte, ci purifichiamo, meditiamo, teniamo alta l'energia, sintonizziamo le nostre intenzioni, la nostra volontà con le intenzioni e la volontà di Dio. E ricordiamoci sempre che c'è un aiuto immenso che ci viene in soccorso quando noi facciamo la nostra parte. E per ricordarci questo, se volete potete chiudere gli occhi e vi leggo queste parole con cui si conclude la Bhagavad Gita. Sono parole di Sanjaya, che è il narratore, il personaggio che narra il Mahabharata, la Bhagavad Gita, e lui dice: questa è ora la mia fede, che ovunque Krishna, cioè Dio, sia manifesto e ovunque vi sia
il vero devoto, vi saranno successo, vittoria e la conquista di tutti i poteri necessari per qualunque impresa, nonché la manifestazione di ogni gloria e giustizia. Questa è la mia ferma convinzione. Prova a ripeterlo dentro di te. Questa è la mia ferma convinzione. Om. Amen.